paziente con un trattamento pomeriggio e ok, io sono un po' preoccupato. Sono due ore che stanno seduti lì, ho sette interventi che hanno detto praticamente tutto, io ripeterò le stesse cose che ho sentito fino adesso e sono terrorizzato da quel rettile di cui parlava. Adesso agisci. Abbiate pazienza. Troppo tardi. Mi occupo di software, quindi faccio parte di quel gruppo di persone con i guanti sulla tastiera che parla francese. E vi parlerò di gestione del progetto, del proprio programma. Questa fase, rispondere al cambiamento, più che seguire un piano, è stata un manifesto di sviluppo agile, la gestione del progetto che vi illustrerò, prende spunto proprio da questo. I concetti però che vi vado a dire sono estendibili, secondo noi, anche a altri tipi di progetto, non tecnologici, magari non nello stesso modo, ma a livello di progetto, produzione esterna. Comincio a raccontarvi una storia di uno startup, Cristoforo Colombo. Avevo un'intuizione, raggiungere l'Asia attraversando l'oceano, passando dall'Occidente. Ho fatto un pitch al re di Castiglia, di Aragona, che gli hanno concesso il finanziamento. Lui era convinto che in poche settimane con tre carrelle avrebbe raggiunto il suo obiettivo e è partito. Beh, la gestione del progetto è quando siamo sulle tre carrelle, quando i liberi stanno finendo, quando l'equipaggio si inizia a rivoltare e in qualche modo dobbiamo decidere cosa fare. Siccome stiamo consumando liberi, stiamo consumando soldi in questa fase, dobbiamo essere pronti a capire presto dove stiamo sbagliando, se stiamo sbagliando. Fail fast. Dobbiamo fallire prima. Perché se falliamo prima, se riusciamo a accorgersi che stiamo sbagliando, possiamo cambiare direzione. Se cambiamo direzione, è probabile che pensiamo quella giusta. Quella che in questo momento è quella giusta. Come possiamo fallire presto e cambiare direzione? Basandoci su dei dati, un feedback, che possiamo raccogliere tanti modi finora sono stati elencati. Questi feedback ci permetteranno di cambiare il nostro piano per raggiungere il successo. Nella gestione del progetto dobbiamo raccogliere feedback in ogni fase, anche nella gestione del team, ad esempio. In particolare, quando si sviluppa un progetto tecnologico, abbiamo due figure di persone, i businessmen, quelli che vedono il prodotto dal lato del business e che giustamente sono concentrati, hanno delle priorità relative a numeri, eccetera, eccetera, abbiamo sentito prima, e i tecnici che hanno altre priorità, fare qualcosa che funzioni, che non si rompa, che duri nel tempo, che sia facile da usare. Questi due gruppi di persone solitamente hanno priorità diverse e tendono a scontrarsi. Andano a dire, ah, ci serve una cosa subito, dobbiamo uscire dal mercato domani, no? Dobbiamo prima provarla, riprovarla, riprovarla, se no non facciamo uscire niente. Il rischio nella gestione del progetto è quello di tenerli lontani, tenerli separati, per evitare il conflitto tra loro. Invece la soluzione giusta, l'abbiamo detto, è fallire presto. Quindi mettiamoli subito sullo stesso tavolo, facciamoli litigare, facciamoli confrontare, perché in realtà hanno priorità diverse, ma hanno un obiettivo comune, portare al successo il prodotto che vogliono realizzare. Per evitare lo stallo, Francesco ne ha già parlato prima, identifichiamo una figura, il product owner, è lui che ha la vision del prodotto, è lui che si assume la responsabilità di prendere le decisioni. Quindi, con rispetto dei ruoli, ognuno si fila della responsabilità dell'altro e il product owner ha la responsabilità di decidere cosa fare e quando. La ricerca del feedback continua nella stessa ora dei requisiti. Per realizzare qualcosa dobbiamo sapere cosa, dobbiamo descrivere, dettagliare, avere una bella lista di tutto quello che dobbiamo andare a realizzare. Il primo modo per raccogliere feedback è scrivere questi requisiti dal punto di vista del cliente che li utilizzerà. Non solo, dal punto di vista del valore che andremo a consegnare a quel cliente. Già in questo modo alcuni requisiti se ne andranno e ci accorgeremo che non consegnano a loro, non consegnano adesso. O in quel modo lo consegna, allora li cambieremo. Quindi già iniziamo a validare e a rispondere a un cambiamento. Dall'idea che era nella nostra testa a quella che vorremmo arrivare in realtà. Il modo per scriverlo, sempre, Francesco l'ha già detto,
experience, loro user stories, quindi delle storie che raccontano come l'utente utilizzerà il nostro prodotto. Volutamente non sono dettagliati in una fase iniziale e sono scritti in modo che siano comprensibili da tutti, perché devono essere discusse su quel tavolo tra businessmen e tecnici, in modo da confrontarsi e concordare sul valore che si consegna all'utente, non su come dovranno essere realizzate. Metterli in discussione con tutto il team, in modo da permettere a qualsiasi membro del team di invalidare una di quelle user stories o cambiarci, scusate, e far emergere i dettagli dalla discussione. Poi dobbiamo fare una pianificazione, dobbiamo capire da dove cominciamo, come continuiamo, cosa facciamo prima, cosa facciamo dopo. Ordinare quindi questi user stories. La responsabilità dell'ordinamento degli user stories è sempre data al produttore. Come vanno ordinati questi user stories? Rispetto agli interventi precedenti, il nostro obiettivo è consegnare valore. Quello che vi aggiungo io è che dobbiamo anche fallire questo. Quindi questi due concetti guidano, aiutano il produttore e il team a ordinare e a decidere cosa fare prima e cosa fare dopo, cercando di mettere prima quelle storie più critiche, critiche perché consegnano prima il massimo valore al cliente e all'utente, e quindi ci dimostreranno se la nostra idea, secondo noi consegniamo così tanto valore al cliente, realmente sta consegnando, oppure critiche perché risolvono l'incertezza che abbiamo nel nostro progetto sui progetti tecnologici innovativi, che una startup per definizione probabilmente andrà a fare un progetto innovativo, c'è dell'incertezza, questa cosa funzionerà veramente? Quindi mettere prima le user stories, le attività che ci aiutano a sciogliere l'incertezza. Se realizziamo prima le storie che portano più valore al cliente, raccogliamo feedback più importanti all'inizio e quindi possiamo scoprire presto, fallire presto, cambiare direzione presto. Le stime. Abbiamo parlato, è stata la domanda cattivissima di Michele sulle stime. Le stime sono difficili, però le stime vanno fatte perché servono le stime. Anche in questo caso, per aiutarci, però, possiamo farci guidare dal concetto di feedback e di fallire presto. Piuttosto che inventarsi dei numeri con dei strani riti guru, magie o immaginarsi dei numeri, basiamoci su dati esistenti, basiamoci su feedback raccolto. L'esempio è quello delle previsioni del tempo, quindi prevedere quando una certa funzionalità dello sviluppo di un prodotto, di un software, potrà essere fatta, tra un mese, tra due mesi, un po' come dire come sarà il tempo questo autunno, quest'estate o la prossima settimana. Beh, come funzionano le previsioni del tempo? Guardo i dati che ho a disposizione, com'è il tempo oggi, come è stato ieri, come è stato nell'ultima settimana, e grazie a quei dati posso dire come sarà il tempo domani, con una certa precisione. Sarò meno preciso invece nella prossima settimana e posso fare un'ipotesi di come sarà il tempo fra due mesi. Nella stima non devo dire più dire, e quindi non devo nascondere quell'incertezza che c'è. Quando stimo un prodotto, quando verranno realizzate certe funzionalità di un prodotto, c'è l'incertezza, è inutile che la nascondo. Quindi, basandomi sui dati passati, il team che sviluppa sta realizzando funzionalità con un certo ritmo, è probabile che nelle prossime settimane verrà con lo stesso ritmo. Posso fare una previsione che nei prossimi mesi andremo in questo modo, identificando una forbice, caso pessimistico, caso ottimistico. Batterie del telecomando che si stanno scaricando. La gestione di un progetto è un processo lungo, un progetto, ha dei rituali. Anche nei rituali del progetto, quindi in quelle riunioni che si fanno, nelle varie attività tutti i giorni, dobbiamo cercare il feedback e cercare di scoprire se stiamo sbagliando il prima possibile. Dal lavoro di tutti i giorni, cercando di organizzarlo non a catena di montaggio, ma mettendo sempre a fianco le professionalità diverse. Faccio un esempio dello sviluppo software, che è quello che conosco meglio. Quando si realizza un software bisogna realizzare sia l'interfaccia sia poi il motore sotto che la fa funzionare. Un approccio è quello che il designer, user experience designer, disegna l'interfaccia chiuso in una stanza, in un ufficio, il programmatore sviluppa il motore in un'altra stanza, in un altro ufficio. Poi quando hanno finito mettono insieme le cose e non si incastrano. Il modo migliore invece
perché si deve fare fianco allo stesso computer, stanno lavorando sulla stessa cosa, si devono parlare ogni giorno, ogni momento, lavorare insieme, per scoprire subito che non si sono capiti, che uno ha pensato una cosa diversa dall'altro. Rilasci piccoli e frequenti. Il prodotto che stiamo realizzando dobbiamo metterlo a disposizione dei businessmen o dei clienti, di chiunque, di qualcuno che ci può dare feedback, prima possibile, a piccoli passi, per scoprire che è possibile se stiamo sbagliando. Iterazione di lavoro breve, quindi organizzare il lavoro con un processo iterativo, dividendolo in mini progetti da una a due settimane, che pianifico più nel dettaglio, bisogna il tempo di prima, prossime due settimane lo posso prevedere. Li dettaglio bene, ci lavoro e li verifico, rilascio quello che ho prodotto e quelle due settimane lo vado a verificare. Riunioni, le riunioni vanno fatte con tutto il team, alla fine dell'iterazione, tutto il team, compresi i business, non solo chi l'ha chiesto fatta, per validare quello che è stato fatto, va bene, non va bene, e qua è il punto più importante, andare a pianificare le prossime due settimane e andare a rivedere la stima. Avevamo fatto una stima che prima era imprecisa per il prossimo mese, adesso la possiamo fare imprecisa perché abbiamo più dati, più informazioni. Retrospettive, dobbiamo anche capire se stiamo fallendo nella gestione del progetto stesso. Ci sono degli impedimenti nel nostro lavoro di tutti i giorni? Sì, la pietra è troppo lontana. Passiamo mezz'ora per andare dalla nostra sede fino a una macchina del caffè. Sembra una banalità, però ci sono problemi che spesso rimangono nascosti. Fare delle retrospettive, guardarsi alle spalle e dire ok, nell'ultimo mese, qual è stato l'impedimento, la cosa più grossa che ci ha impedito di lavorare bene? La identifichiamo e utilizziamo una soluzione. Spostiamo la macchina del caffè e vediamo. Prossimo mese va bene. Il feedback più importante, abbiamo già detto prima, di me, ce lo dà sempre, ce lo dà chi utilizzerà il nostro prodotto e lo comprerà. Quindi l'utente deve essere messo al centro di tutte le fasi del nostro progetto e di tutte le fasi di gestione del nostro progetto. Le indagini di mercato, prima di fare la stessa cosa, che sì, devo capire cosa voglio prima di decidere cosa fare. I requisiti li scrivo dal punto di vista dell'utente, qua mi ripeto, in modo da mettermi nei suoi panni e capire se quella cosa fatta in quel modo gli consiglia valore. Test con gli utenti. Prima di rilasciare le funzionalità che faccio, il prototipo, l'MVP e poi le nuove funzionalità che aggiungo, seleziono un campione di utenti significativo e lo testo, faccio il test, per vedere se la nuova funzionalità che introduco ha risultato o no. E questo test è ben fatto che io veda quella persona che usa il software, che usa il prodotto, perché potrei avere delle sorprese che non riesco neanche a immaginare. E poi mettere in condizione l'utente di usare presto le funzionalità cliniche. È inutile che io ho feedback sul logo con le stelline, se il mio software serviva per gestire una agenda. Quindi la prima cosa che devo fare è lasciare le funzionalità critiche, misurare come esempio che l'utilizzo e capire se sto soddisfando o non sto soddisfando il tempo. Per concludere, ci do ancora un testo agile, tutta la gestione del progetto in realtà non è altro che persone che lavorano insieme. La cosa più importante è tenere alto il valore delle persone e lavorare su come queste persone si relazionano tra loro, piuttosto che processi e strumenti. Quindi quelle tecniche che vi ho appena accennato adesso possono essere tutte scattate. Se io trovo un modo di far lavorare bene insieme.